top 11. Martin De Ron mi sembra un ottimo centrocampista per l'Atalanta. È un giocatore di rendimento assoluto, è uno di quelli delle scoperte dell'Atalanta di Bergkamp. Adesso è un giocatore che vale almeno 35-40 milioni di euro. E poi è un idolo a Bergamo, ben prima di questi ultimi fatti, prima piacevoli, quelli della Champions, della vittoria su Valencia, e poi piacevoli per il Covid-19, dove tutti i calciatori della Campo Verde si sono riversati in favore della popolazione di Bergamo, ma anche prima perché è un giocatore molto social e anche molto simpatico nelle sue esternazioni su Instagram. Però è diventato un idolo, poi dai olandesi fanno spesso un pochino fatica ad entrare nell'ottica del calcio italiano, dell'ambiente italiano, lui c'è stato. Diciamo che potrebbe essere un po' il simbolo dell'Atalanta di oggi. Lo vogliamo mettere in questo centrocampo a 4? Vediamo. E allora il centrocampo l'abbiamo concluso, a questo punto ci rimangono i tre posti d'attacco nel quale potremmo creare un trio di sfondamento. Non so, io pensavo Pippo Inzaghi, Cristian Vieri e non so, Cristiano Lucarelli ci ha giocato solo un anno, forse neanche è stato il suo anno migliore. Faccio fatica a scegliere tra il Papu, che anche lui è anni che gioca l'Atalanta, mi hai convinto, dai, il Papu non può stare fuori. Anche Riccardo Zampagna, ma tu lo leghi, sì, però effettivamente è un personaggio che sì, magari si lega alla Ternana anche per il fatto di essere ternano di nascita, però effettivamente forse in Serie A, a parte il Messina, la squadra nella quale poi non credo forse abbia esordito in Serie A, ma comunque dove ha trovato veramente la sua dimensione segnando anche diversi gol, dopo il Messina credo che sia l'Atalanta la squadra che ha rappresentato maggiormente la carriera di Zampagna. Messina e Atalanta verso pari livelli. Magari se parliamo di Messina, visto che daremo spazio anche a squadre che attualmente non sono in Serie A, magari inseriamo anche lì, diciamo che ci teniamo un posto in panchina nell'Atalanta. Senti, ma una panchina invece per Simone Di Ribocchi? Sì, ma tanti giocatori, c'è Nicola Caccia, c'è Maurizio Canto che ha giocato all'Atalanta prima di andare nei top club. E c'è anche tornato, tra l'altro, dopo il Milan. Credo abbia avuto anche una piccola parentesi al Venezia. Volendo c'è anche Mimmo Morfeo di cui parlavamo prima. Ci sono tanti giocatori dell'Atalanta con tantissimi, anche talenti, perché giocatori come Donadoni, Tacchinardi, Ambrosini hanno tutti iniziato all'Atalanta settore giovanile e poi hanno fatto la storia di squadre più importanti. Beh, il settore giovanile dell'Atalanta credo che non tanto forse negli ultimi anni, anche per questioni societarie per le quali magari l'Atalanta ha deciso di puntare un po' più in alto e quindi di prendere anche giocatori internazionali, però storicamente il vivaio dell'Atalanta, se vuoi te ne cito anche uno degli anni passati, ovvero Antonio Gabrini. Da sempre l'Atalanta ha sfornato giocatori che poi appunto si sono affacciati alla Serie A e spesso sono stati i veri protagonisti, e ha avuto al tempo stesso anche molti ottimi giocatori italiani e stranieri che hanno ben figurato anche solo per brevi periodi, magari come può essere un Donati che poi passò al Milan e lì forse iniziò la sua parabola discendente. In tutte le epoche trovi dei giocatori che sono usciti da Atalanta e hanno comunque nelle prime uscite italiane hanno dimostrato che l'Atalanta faceva bene a puntarci. Ultimamente, come hai detto tu, loro puntano un pochino in più all'acquisto internazionale o comunque al talento non solo cresciuto a Bergamo, però fatti pensare anche a Pianini, per esempio, che doveva essere il giocatore della nazionale italiana, o Consigli, che tu hai detto prima, come portiere, sono tutti giocatori di categoria che sono usciti da Bergamo. Marco Motta, Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, ci sono tanti nomi legati alla storia dell'Atalanta che poi hanno fatto anche la storia della Serie A. Buonaventura assolutamente, secondo me, un centrocampista sottovalutato. E hai altri nomi che abbiamo lasciato fuori dalla lista che è impossibile lasciare fuori da questa trasmissione, da questo podcast dedicato all'Atalanta? Possiamo andare a cercare qualche giocatore un pochino più bizzarro, diciamo, che magari non ha fatto la storia del campionato dell'Atalanta, però io ne ricordo due in particolare, che uno è un centrocampista che non ricordo, cioè non ho mai capito come si pronunciasse, che era Gerchio di Udetti, che era un centrocampista, sì, di un Drieschi forse la pronuncia esatta, comunque lo ricordo perfettamente, segnò anche credo un gol alla Lazio se non sbaglio, in un Lazio-Atalanta 0-2. Mediano, sembra dei paesi slavi comunque, ma era quel tipo di giocatore che l'Atalanta acquistava nelle squadre di medio basso livello.
Serie A in quegli anni, cercavano il colpaccio soprattutto nei paesi balcanici, nell'est Europa che si stava un po' sviluppando a livello calcistico. Mirkovic. Mirkovic poi è passato alla Juve, anche lui è passato dall'Atalanta prima, no? Sì, ha esordito in Serie A Mirkovic, che sono giocatori che poi nelle proprie nazionali erano titolari, quindi stiamo parlando di calciatori non scarsi. No, magari ecco questo Zubietti lo ricordavo per il nome più che altro, poi un altro è Federico Magallanes, che era un uruguaggio, un attaccante con una caricatura bizzarra molto anni 80, 70, 80 più che anni 90, e non fece una grandissima carriera in Serie A, ma ha giocato anche a Venezia e al Torino però ecco sì, sono quei giocatori che ti rimangono perché hai visto magari giocare, l'hai visto sulle figurine, ti rimane un po' l'immagine. Magari un giorno parleremo di Masiello come giocatore iconico di questa Atalanta, perché era quello un po' più, sembrava un po' fuori luogo, però poi ha dato il suo contributo. Ci sono quei giocatori di talento, di qualità, di rendimento, e sono anche quei giocatori che diventano per dei particolari. Ma lo stesso Caniggia di cui parlavi tu è un personaggio, è stato un grande giocatore, però sappiamo tutti, insomma, chi conosce un pochino la sua storia, che ha avuto problemi di ben altro spessore. Nonostante ciò, però, comunque la sua carriera più che eccelsa l'ha fatta, ci ha anche fatto un bello sgarbo ai mondiali d'Italia 90. Quel gol in compartecipazione, purtroppo, con l'uomo ragno, con Walter Zenga. Forse l'unico errore che mi ricordi della sua carriera, errore di valutazione. Ha giocato per esempio nell'Atalanta un calciatore che a Napoli ricordano bene, che è Alemão, altro giocatore molto forte, un centrocampista brasiliano che ha vinto lo scudetto con Maradona. Il secondo scudetto, quello del 90. Il secondo, che all'Atalanta ha dovuto alternare un pochino, aveva anche lui questa candidatura da uomo di 45-50 anni, che era molto specchiato, un po' come Masiello oggi, però era un ottimo centrocampista, non ha fatto quello che fece a Napoli, però insomma era un bel acquisto. Ovviamente Bergamo come piazza ci può stare per il giovane che si deve lanciare, così come magari per il professionista che ha superato i 30 anni e che magari si può rilanciarsi in una piazza che comunque da un punto di vista del tifo è molto calorosa, è molto presente. È una realtà che ha vissuto alti e bassi, perché in alcune stagioni inaspettatamente è retrocesso, per esempio anche qualche anno fa nel 2002-2003 aveva un'ottima squadra, fece lo spareggio play-out per non retrocedere con la Regina e lo perse casa, tra l'altro, però era una buona squadra, aveva appunto Doni di cui parlavamo prima, aveva degli ottimi attaccanti, Rossini, Caldieri, pure retrocesso, però poi ha raggiunto anche delle vette con Mondoni, con Gasperini. E tuttora si può dire, tornando al presente, è una di quelle realtà che forse, se ti avessero detto qualche anno fa che l'Atalanta si sarebbe giocata con costanza l'ingresso alla Champions League e che sarebbe arrivata, adesso vedremo come andrà, come proseguirà la situazione, ma che avrebbe eliminato il Valencia dalla Champions League, qualcosa di impensabile, credo, fino all'avvento di Gasperini. Però lì, ecco, se ci spostiamo ai giorni nostri, c'è un progetto serio, e infatti l'Atalanta verrà presa come modello, penso, per anni da molte club di provincia, non solo italiani. Infatti basta pensare che le due rivelazioni del calcio europeo attualmente sono l'Atalanta e l'Ipsia. L'Ipsia ha la fortuna di essere sotto l'egida della Red Bull, che è un marchio internazionale ricchissimo, che ha proprio un brand anche calcistico con altre squadre sotto la propria gestione. L'Atalanta è un'azienda familiare che però ha investito tanto sul calcio, ha investito sul talent scout, ha investito sull'osservatore, più sull'acquisto fatto per caso e su un allenatore che Gasperini aveva fatto già benissimo a Genova. Gli è stato dato tempo, gli è stato dato spazio, ha puntato su un gioco anche piuttosto moderno, originale per quello che è il calcio italiano, e ha creato una squadra che sembra imbattibile, ma poi c'è l'altra faccia della medaglia, che quando un giocatore dell'Atalanta di Gasperini va un'altra squadra, pure se è talento e ha delle qualità, non rende come rendeva Bergamo. Un nome lo faccio io, Gagliardini. Assolutamente, sembrava il nuovo mediano della nazionale, e poi all'Inter è un giocatore normale, senza una specifica tattica, o che sì, nel Milan, Cristante nella Roma, lo stesso Caldara, che è tornato a Bergamo, Spinazzola, a Bergamo sembra
sembravano giocatori di primissima qualità, poi lo sono sicuramente, ma manca un po' quell'insieme, quell'involucro che è il paradiso calcistico dell'Atalanta di oggi. Goalcast.